Cominciamo? Vai. Buongiorno a tutti, sono qua con il mio amico chef Fabio, che è stato anche chef a Casa Italia alle Olimpiadi di Pyeongchang, e devo dire che, visti i risultati, le premesse culinarie sono state ottime. Bene, oggi infatti ho la fortuna di poter far cucinare la Sofia qui da me e abbiamo deciso di fare dei gnocchi di patate che serviremo con dei porcini freschi adesso che è la stagione, li spadelleremo e poi li brinderemo volentieri con un calice di prosecco doc che è sempre un bel abbinamento. Cosa dici, cominciamo? Cominciamo, insegnami perché io non è che sia proprio il top in cucina. Bene, allora abbiamo anticipato poi i tempi questa mattina, abbiamo cotto le patate, sono ancora tiepide. Perfetto. Adesso andremo a passare le patate, porteremo 1 chilo di purea di patate, aggiungiamo 40 g di parmigiano reggiano, 250 g di farina bianca, 2 uova, un po' di sale e poca noce moscata. Impastiamo il tutto, se non ce la fai dimmi che ti aiuto io. Va bene, iniziamo. Allora, qua c'è il pasta verdura, qua abbiamo le patate, a te. Metto qua dentro? Sì, metti. Tutto. Tutte? Sì. Fa fatica quasi come a sciare, vero? No, va bene, un po' di braccia per la partenza sempre. Va bene. Servono sempre. Dimmi tu fin quando. Sì. Ok. Devo anche. Perfetto, direi. Posto? Posto. Adesso con l'aiuto di uno scartino andiamo a tirar giù. A tirar giù tutta la nostra patata. Ora. Fantastico, mentre questa patata è avanzata, cosa facciamo? La mettiamo? Questa la lasciamo? Fai 2,5, sì. Allora, aspetta, tutto così. Adesso se ti vengono bene questi gnocchi li potremo presentare al The Queen of Taste, che è l'evento di punta che fa lo chef in Cortina, qui a Cortina. Allora mi devo impegnare perché... Sarà una bella sfida. È un sì. Bel evento, viene fatto ogni anno la seconda domenica di settembre e quest'anno il 12-13 sarà un evento secondo me molto frizzante e bello. Vai pure, metti la farina. Tutta? Tutta. Qua sono 250 grammi di farina su... Ok. Era abbastanza larga la fontanella? Sì, dice... sì. Ecco, qui ci mettiamo dentro. 2 uova. Perfetto. Così? Sì. Questo via. Intere? 2 uova intere. Perfetto. 1. 2. Ok. 2. Un po' di sale, un po' di noce moscata e tutto il parmigiano reggiano. Dimmi tu quanto, E ancora un po'. Perfetto, direi. Noce moscata? Anche una presina. Posto? Questo? Tutto grana? Tutto? Sì. Armati di coraggio. Ok. Adesso impastiamo? Adesso impasta tutto. Da dove parto? Proprio da sopra? Parti dal mezzo, semmai ti aiuto io. Dai. È presente il film Ghost quando i due attori si mettono, male, se vuoi ti aiuto a impastare. Così. Sì. E non ho mai impastato, a dire la verità. Se vuoi puoi aiutarti anche con lo scartino, hai 2 mani, usale pure tutte e 2. Bravissima. Se non magari aiutando la mamma quando da piccoli ci faceva la pizza in casa ed era festa quella giornata. Sì, eh? Dopo i pomeriggi di nuoto, sì. Però altrimenti diciamo che solitamente non cucino mai io per me perché ho veramente poco tempo. Però è una cosa che dovrei forse coltivare un po' di più. Sì, chissà mai dopo questo episodio io diventi, mi scatti la molla dell'arte culinaria. Va, vediamo come vengono questi gnocchi e poi valutiamo. Aiutami tu, dimmi tu sì, se va schiaccia bene. Pure, o... Schiaccia pure con forza, chiudi anche lì. Esatto, senza paura, tanto... Ok.
Quindi tu ai mondiali che ruolo avrai come chef? Allora, io come il ruolo che ho per lo Chef di Cortina è il ruolo di coordinatore, insieme a Alessandra Bocus, che è la mia cara amica del ristorante Villa Oretta, gestiamo per lo Chef Team la tenda lounge che verrà allestita sulle Tofane. Ok. Appunto, sarà una bella opportunità perché ci sarà tutto il mondo che ci vede e noi vogliamo far vedere quanto di meglio siamo capaci di fare. E di sicuro io per un piatto, una sera, così passerò. E anche più le tradizioni vanno mantenute. Allora, un po' di farina. Sì, esatto, perché sono un po'... è rimasto un po' pizzicato. Allora, posso sentire se l'hai fatta giusta? Sì. Vai. Tanto solo la parte domani. Vado proprio a lavarmene? Sì, se vuoi. Non hai bisogno di questa... Ecco, guarda, un po' di forza così. Allora, Sofia, ci sarai per la 2 giorni del Queen of Taste a Cortina. Si partirà sabato 12, dove verrà fatta una serata veramente bella, secondo me, perché 3 locali di Cortina, 3 ristoranti di Cortina, ospiterà a sua volta 4 chef degli altri locali di Cortina e con l'ausilio delle navette verrà fatto un percorso itinerante dove i nostri ospiti verranno portati in tutti e 3 ristoranti. La partenza e la chiusura invece verrà fatta alla pasticceria Alverà di Massimo, che è un noto pasticcere che collabora con noi da tanti anni. E appunto sarà la possibilità per far vedere ai nostri ospiti questo tipo di evento che vogliamo fare, mentre la domenica verrà fatta la tavolata più lunga del corso nel Corso Italia di Cortina. Ci sarà posto per 100 persone, quindi chi prima si prenota meglio è perché meglio alloggia e verrà fatta un pranzo veramente gourmet. Fantastico. Che come era giusto, abbastanza giusta come... Il panetto sì, era perfetto, aveva impastato perfetto. Veramente a regola d'arte. Adesso andiamo a fare i gnocchi, che è la parte più divertente, secondo me. Allora, ti faccio vedere uno. Tagliamo appena appena un po' di impasto. Diamo un po' di farina. Poi, o con lo scartino, o se è meglio con la spatola, okay, facciamo dei pezzetti così. Okay. E poi andiamo a modellarli con le mani. Allora, devo dirti che sugli gnocchi... Gli gnocchi in realtà una volta li ho fatti alla gastronomia dove vado a rifornirmi quotidianamente a Bergamo, perché hanno anche un laboratorio di pasta. E quindi mi hanno invitata una volta a fare anche gli gnocchi. E come erano venuti? Ma è meglio di questo impossibile. Allora, i clienti sono sopravvissuti tutti, quindi penso abbastanza bene. Per così la taglio. Sì, schiacciano un po' con le mani e poi con un po' di farina. Poi tagliamo. Sono più belli se sono irregolari, perché così si capisce che sono fatti a mano. Sono fatti, no? A mano. Come ti senti più a tuo agio allora? Qua a far gnocchi o sulle piste da sci? Però dai, per ora ancora sulle piste da sci. Sì. Poi sia mai che le due attività possano divenire complementari. Sofia, sai come si chiama questo pannello di legno? La spenatoia in italiano, ma in dialetto da noi sai come si chiama? No. Questo si chiama panaruo. E nelle case di tutte le mamme di una volta lo trovavi, perché quando facevano i castonzini, quando facevano i gnocchi, veniva sempre usato per preparare i pranzi. Ho fatto degli gnocchi un po' più grossi dei tuoi. Beh, meglio allora. Perché io sono bergamasca. Ne mangeremo 5 al posto di 10. Va bene. No, vuoi che li rimpicciolisca? No, va bene, va bene. Va bene. Sì. Beh, cavolo, se io ti avessi sempre in giro mangerei sempre al top. Invece a volte capitiamo in alcune località, in alcuni hotel del mondo dove ti metti le mani nei capelli. Sì, eh? Eh sì. Ti ricordi quando... Quella cucina italiana sempre al top. Infatti in Corea, dal villaggio olimpico, dicevo vado a casa Italia a farmi un bel piatto di pasta o... I cassonzini, ti ricordi quando abbiamo portato i cassonzini? Mi ricordo anche che avevo mangiato la torta di nascosto in cucina, dopo sì. La medaglia però.
che bei ricordi, è stata sì. proprio forte. E secondo me hai anche vinto perché avevi mangiato i miei castronzini, sai? Ah sì, beh, allora mandameli un po' giù che iniziamo la procedura di... Adesso quando ci saranno i mondiali ti prepari a noi quelli giusti. Va bene, ci conto. Come poter correre qua è un'emozione. Sei bravissima, sei. Poi mi hanno detto che bisogna un attimo anche come massaggiarli, esatto, altrimenti rimangono tutti appiccicati e... Beh, si vede la parte che ho fatto io e la parte che hai fatto tu, due porzioni huge. Bene, allora abbiamo un po' di farina che abbiamo iniziato, adesso andiamo a preparare i funghini. Io vado, adoro i funghini. Sì, eh? Sì. Ma sono freschi freschi, sono stati raccolti nella zona tra le 5 torri e la coda da lago questa mattina. Li ha raccolti mio papà che fortunatamente è in pensione e ci omaggia. E ha tempo per andare a raccogliere. Ringrazialo tanto da parte mia. Allora, guarda qua. Aggiungiamo questi che sono già puliti. Ok. E tagliali pure fettine che... Così? Sì. Uno qui. Vai. Allora, siamo. Dai, mostrami tu che così allora, imparo. Ecco, tocca a te, facile, dai. Ce la faccio io poi. Bravo, che brava. Più o meno. Senti che profumo che hanno, eh? Sì. Si sente proprio che sono nature. Basta? Basta, sì, io penso che questi qua basta. Ecco qua, perfetto. Meglio abbondare che deficere, eh? Sì? Sì, sempre. Però, no, mi fido. Mettiamo ancora una cappella, no? Taglio qua. Vedete qua, sono buoni per fare il sugo. Guarda che belli freschi che sono. Sei mai stata nelle zone di Croda Lago? Sì, sono andata l'altro giorno a vedere l'alba, sono partita alle 5 dall'hotel Cortina sì. e con le bike, sì, mi sono sparata turbo a tutta, però ho dovuto spingere abbastanza perché avevo il terrore di non vedere l'alba. E invece sono arrivata ampiamente in anticipo e beh, io amo Cortina. Poi quando le rocce iniziano a diventare arancioni perché arriva la luce del sole alla mattina è tanta roba, sì, è magico, poesia. Allora, abbiamo la padella già un po' calda, puoi mettere un po' d'olio. Questa è proprio sì. una mossa da chef che così? Sì, ancora un po'. Ancora un po'. Basta. Adesso puoi mettere un po' di aglio per semolo tritato. Eccoci, perfetta. Adesso mettiamo i funghi, guarda. Mi avvicino qua così. Sei bravissima. Quasi quasi ti assumerei. Vediamo tra un po', dai. Ecco qua, adesso un po' di sale, che è qua. È una mescolatina? È una mescolatina, se vuoi puoi anche spadellarli. Benissimo. Sento il chef. Allora, intanto... aggiungiamo un po' d'acqua lì. Poi prende quel vassoio che andiamo a cucinare i gnocchi. Li mettiamo su qua? Li mettiamo su qua, ne metterei due porzioni, sì. Una per me e una per te. Basta. Perfetto. Ecco qua. Adesso quando l'acqua bolle. Questo è un fungo bello asciutto perché è fresco fresco, allora ci vorrà un minutino in più, comunque in 3-4 minuti sono sempre pronti. Alla fine metteremo solo una noccetta di burro, fresco, un po' di acqua di cottura ancora e andiamo a ultimare il piatto. Mentre gli gnocchi? I gnocchi li buttiamo giù quando l'acqua bolle e quando ritornano a galla un minuto sono cotti. Puoi mettere una noccetta di burro se vuoi. Bene, adesso puoi mettere pure i gnocchi perché l'acqua bolle. Andiamo. Perfetto.
Allora, questi li ritiriamo intanto. Fantastico, il vassoio lo mettiamo via. Andiamo via. Ci prepariamo per impiattare. Gli occhi vedo che stanno già incominciando a salire. Puoi scolarli se vuoi. È vero che c'è un senso per mescolare? No, mi insegnami questa cosa. Dicono, la leggenda vuole che a Bergamo le torte si facciano mescolando in senso anti-orario. Ah. Mi dice sempre mia mamma, poi non so però. Non sapevo. Ma ti chiedo a te perché... No, non sapevo, non l'ho mai sentito. No. Guarda che spettacolo, non ti viene voglia? Adesso andiamo ad assaggiare, dai. Scappato, perfetto. Ecco qua un po' di grana. Sì, basta. Perfetto, direi. Metti per coprire troppo il sapore dei funghi e poi spadellare. No, dai, lascio spadellare a te perché non me la sento di. Ecco. Ma che spettacolo! Adesso mettiamo un po' di acqua di cottura per tenerli un po' morbidi. Poi ti lascio a te. Facciamo i due piatti. Eccoci, prego. A te. Io impiatto un po' proprio come viene, eh? Sì, poi tiriamo subito alla fine, ancora un po' sul gas così si rinsa. Tira sul po' di gnocchi qui. Due belle porzioni, si vede che siamo già in montagna. Sì. Il sughetto invece? Sì, mentre sul gas così si addensa un pochino. Ecco, così possiamo dire che abbiamo fatto un pranzo a quattro mani, no? Esatto. Come per i veri. Comunque, seguitemi per altre ricette. No, seguiteci. Ecco, qua c'è di meglio. Adesso il piatto è pronto, Sofia. Io direi di aprire una bella bottiglia di Prosecco DOC. Ma volentieri. Abbinamento che... Lo assaggiamo e vediamo come sta. Penso che sarà un bello sposalizio. Ben trovati a tutti quanti, intanto. Vedo che il piatto è venuto bene. Sì. Adesso speriamo che anche la bottiglia si stappi perfettamente. Direi che è ben augurante. È ben augurante? Sì, sì, sì. Sì, sì. Che bella bollicina fresca. Vediamo quanto basta. Sofia. Oh, grazie mille. Prego. Grazie. Cosa. Allora, salute. Alla nostra, grazie. Speriamo a questi gnocchi con i funghi. Io ne assaggerei uno, cosa dici? Ma dopo tutta questa fatica, volentieri. Sono superiori. Molto buoni. Io penso che tu staresti bene a The Queen of Taste con noi. Adesso il 12 e 13 di settembre ti aspettiamo e potremmo riproporre questo piatto, visto che ti riesci così sfizioso. Sono veramente buoni, ma è tutto merito tuo, perché io in cucina ho tantissimo, devo imparare tutto. Oggi hai dimostrato che non sei bravo. Dai, pian piano si impara. Hai la stoffa per... Grazie mille Fabio, grazie, è stato un piacere. Grazie. E grazie. E in bocca al lupo per The Queen of Taste. Grazie. Ciao. Ciao ciao.